Gara al Cardiopalma, quella andata in scena sul parquet del Ponte Grande domenica pomeriggio, con una FMC che doma Roseto con non poche difficoltà, rischiando anche il tracollo negli ultimi 5 minuti del match. Si conclude dunque 97-85 per i padroni di casa, il primo atto dei playoff di Serie A2. Sono gli ospiti a controllare la prima palla a due di questa serie, ma è Ferentino a portarsi avanti. Anche il secondo quarto inizia a vantaggio Reggi Iati. Coach Trullo, vista l'evidente difficoltà dei suoi ragazzi, decide di rifugiarsi in un time-out che non porta però i frutti sperati, perché la FMC vola fino al più 17. Nonostante i problemi di falli di Gigli e nonostante un arbitraggio molto fiscale a ambo le parti, la partita si lascia molto guardare e le due squadre si battono ad armi pari. Il terzo quarto inizia con un'azione bellissima di Roseto che in pochi minuti riesce a portarsi sul meno 15. Coach Anzalone richiama i suoi in un time out per sistemare le cose. Uscita dalla pausa, Ferentino ritrova l'equilibrio e con un paio di giocate si riporta sul più 21. Il quarto termina con gli Amaranto che conducono con 23 punti di vantaggio sul 76-53. L'ultimo quarto inizia con i padroni di casa che si portano subito sul più 28, ma molta complicità ce l'ha la disattenzione dei ragazzi di coach Trullo, demoralizzati dal risultato e dalla prestazione superlativa della squadra di casa in entrambe le metà campo. Roseto sullo scadere cerca di rientrare in partita portandosi fino a meno 6, ma è un glaciale Gigli a chiudere la partita dalla lunetta. Gara 1 è della FMC che martedì alle 20.45 tornerà di nuovo sul parquet del Ponte Grande in gara 2, dove servirà un'altra bella prestazione contro gli Sharks.